Potete acquistare crediti su un sito affidabile a prezzi bassi e già scontati andando nel link qui sotto in descrizione. Mortacci tua. Bella ragazzi e ben ritrovati con La Carriera. Siamo nel 28esimo episodio e signori, dopo l'ultimo video epico che vi lascio qui a schermo in descrizione, torniamo con un Livorno in piena forma. Devo dire che anche le zanzare sono in piena forma e mi stanno abbastanza rompendo i coglioni. Possiamo giocare le nostre partite. Allora, dopo questa gara ci sarà l'ultimo giorno di mercato. Mi avete consigliato vari giocatori che chiaramente andremo a scoprire dopo. Prima però direi che andiamo a giocare questa gara con il Sassuolo. Andiamo a vedere anche le partite che dovremo giocare oggi. Allora, giocheremo con Sassuolo, Chievo e attenzione ragazzi, perché ci sarà il big match allo Juventus Stadium contro la Juve. Direi che torniamo a fare tre partite dopo un po' di tempo. E allora buttiamoci subito nel match. Andiamo a provare a far bottino pieno contro il Sassuolo. Noi ormai le giochiamo tutte al massimo. E devo dire che i risultati stanno anche venendo. Quindi vediamo un po' cosa succederà. Che va in verticale Coman per Baluli. Quindi si torna da Harrison Reed. Ancora Baluli per Benzia. Poi Don Sade entra ancora per Benzia. Si fa vedere anche Lambrughi per l'azione del Livorno. Il pallone passa per Lambrughi. Mamma mia, calcio champagne. Voilà, Livorno in vantaggio col gol. Il primo forse in campionato di Lambrughi. Ma che azione, ragazzi! Questa merita tantissimo. 1-0, partita che si sblocca abbastanza presto. E poi da centravanti vero la mette con freddezza sopraffina. Il terzino sinistro del Livorno, il primo centro stagionale. Gira palla in verticale per Mario Gomez. Occhio a Mario Gomez per Magnanelli. Al limite si va dalle parti di Versalico. Dentro Magnanelli! Per Sansone, che trova dentro un compagno. Occhio alla possibilità. Fortunatamente il pallone non è stato crossato. Ma poi Sansone ha avuto la palla del pari. Versalico, insiste il Sassuolo. Kurtic la mette. E arriva il gol di Mario Gomez. 1-1, ha segnato, ci ha messo tanto tempo a segnare, ma alla fine è arrivato quel gol dell'ex, tra l'altro in maniera anche indiretta, perché non è mai stato alla Livorno, ma chi mi segue dall'inizio di questa carriera avrà capito. Il contropiede c'è lo stesso, Baluli, eccolo il tocco di ritorno per Benzia. Spinta di Suola, porta ancora il pallone dalle parti di Coman. Ogni volta, ragazzi, si cerca sempre Coman che la mette in cassaforte. Poi Rita! Solo gol meravigliosi del Livorno, 2-1. Al decimo del secondo tempo si torna in vantaggio con una perla di Reed ed è il suo secondo gol in Serie A. L'assist di Coman e poi che destro da lontano. Benzia. Poi occhio a Bernardeschi dentro ancora per Benzia! Palo! Stava venendo giù lo stadio se facesse gol Benzia. Comunque è servito bene. Bernardeschi si porta a spasso il pallone, finta, buonissima, poi sinistro da lontano! Bernardeschi, la sua prima volta con la maglia del Livorno. Stavo dicendo poc'anzi che non aveva ancora segnato con questa maglia in questo campionato e guardate cosa si inventa, un collo esterno imprendibile per Consigli, solo gol meravigliosi, atto 2. E allora direi ragazzi che da questo momento cominciate a votare i gol più belli per la fine della stagione. Vi porterò un video con una top 10, una top 5. Adesso vediamo quanti ne votate. Allen la tocca. Ancora Allen. Si è integrato benissimo questo ragazzo. Baluli può rimetterla. Per Allen! Consigli e poi Consigli ancora su Benzia. I gol facili no però, solamente quelli pazzeschi. C'è anche il fischio finale. Una partita giocata abbastanza bene da Livorno che ha dato spettacolo con tre gol epici. E ragazzi, come vi dicevo in corso, cominciate da questo momento a scrivermi una sorta di vostra top 5 o top 10, ma comunque da questo momento cominciate a pensare ai vostri gol più belli, perché comunque abbiamo ancora metà stagione, alla fine, pensavo molto di meno, ma abbiamo metà stagione, abbiamo fatti non tantissimi, secondo me magari non me li ricordo. Ma comunque l'importante è che a fine stagione avremo una top 10 barra top 5 per dei gol più belli, quindi ve la porterò in un video a parte. Ora, dedichiamoci al mercato perché mi avete consigliato parecchi giocatori e adesso andiamo a scoprirli. Bene ragazzi, ho aggiunto alcuni dei giocatori che mi avete consigliato, quelli più prendibili per farvi capire, alla lista preferiti, o comunque eccola qui, sì.
Allora, il primo è Hector Bellerin, a cui andrei a fare un'offerta subito. È cedibile in prestito, questo mi fa molto piacere. Mi fa molto piacere che vi siete calati nella parte, tra virgolette. Quindi, tra l'altro, lo potremo prendere anche con gli stipendi. In prestito stagionale, direi. Quindi vi dicevo, mi fa piacere che avete capito che non abbiamo un budget molto ampio e quindi possiamo comunque permetterci di prendere solamente giocatori in prestito. L'altro è Masina, terzino sinistro, che mi fa impazzire di meno, sinceramente, però tra l'altro soprattutto dopo il gol che ha fatto Lambrughi. Però, essendo in prestito anche lui, magari da qui a fine stagione ci potrebbe sempre far comodo. Quindi direi di provare a fare un'offerta anche a lui. E stagionale sempre. Dopodiché l'ultimo me lo sono diciamo aggiunto io è Dabil Fekir, fantasista trequartista del Lione. Stiamo smantellando il Lione dopo Baluli e Benzia, e quindi ragazzi io direi che proprio perché Baluli alla fine è l'unico trequartista in rosa che abbiamo, potrei provare a prendere anche lui. Io però chiederei informazioni perché non è né cedibile in prestito quello che ci dicono qui, né non so neanche quanto costa. Quindi avanziamo col calendario, abbiamo 10 ore di mercato e vediamo un po' cosa succede. Allora, per Fekir partono 7 milioni che sono troppi. Mentre abbiamo venduto molto molto bene, vantaggiato. Allora, offerta per Moscati. Dai, perfetto. Perché qui ragazzi dobbiamo sistemare lo stanziamento budget e non abbiamo soldi. Accettata, accettata, perfetto. Quindi comunque i terzini siamo a posto. Lui preso e lui pure, perfetto. Quindi prestito per una stagione, ragazzi, ci siamo messi a posto anche sulle fasce. Chiaramente li possiamo far ruotare con Maicon e Lambrughi, chiaramente. Sono comunque giovani interessanti, ripeto, soprattutto Bellerin. Masina è più uno che mi avete consigliato secondo me per il futuro, perché chiaramente un 58 e a quella velocità lì, confronto a Bellerin. Ma comunque mi sembrano giocatori diversi, Bellerin già stava all'Arsenal e tutto quanto, quindi... l'ultimo giorno di mercato si è concluso, ragazzi. Purtroppo non siamo riusciti a far granché, anche se adesso ci arriveranno tutte chiaramente le notizie. Osservatore di ritorno, l'ultimo giorno si è concluso. La prossima finestra di mercato, perfetto. Devo dove vende adesso, brutta pippa, no? Dobbiamo vincere anche col Chievo, poi ci sarà il big match contro la Juventus. E lì prendere tanti punti sarà difficile. Quindi proviamo a fare punti in casa contro il Chievo. Vamo. Ancora Yassin con calma, c'è Coman a sinistra, il pallone sempre per lui, sempre il francese che spinge, entra in area, c'è Benzia in mezzo, il pallone per Benzia! Eccolo qui il secondo gol di Benzia, che segna solo in casa, 1-0 per il Livorno, al volo, col destro, Yassin. Nic e ancora Edimar in area di rigore, Paloschi si gira, troppo spazio, Paloschi deve calciare e poi a Bogo! In calcio d'angolo, mischia pazzesca ragazzi qui, bisogna difendere meglio, che è arrivato stanco. Poi grandissimo lancio, in posizione regolare. Chiedono 1-2 ad Allen, che preferisce Benzia, sta andando dentro Donzalo, ha visto Benzia, il pallone è per lui, filtra, in area di rigore, Donzà! Ha provato a piazzarla, gli ha detto di no, l'estremo difensore del Chievo sarà corner. Ancora da Maxi Lopez. Paloschi, c'è un'altra prateria. Riusciamo sempre a lasciare troppi spazi. Deve assolutamente tornare Lambrughi. Questa volta non ci riesce. E questa volta il Chievo punisce. È 1-1. Ma era prevedibile lasciando questi spazi, che il gol prima o poi sarebbe arrivato. La cosa che mi lascia un po' perplesso è perché ci sono questi spazi se stiamo vincendo e sto con l'equilibrato. È Livorno che sta mettendo sotto e in difficoltà la retroguardia avversaria. Infatti qui recupera Maximen al centro. C'è Coman col sinistro! Coman! Solo gol meravigliosi. Atto 3. 2-1 a 10 dalla fine. Ma che gol! Ma che giocatore! E quanti sono in campionato con questo? Top! Palo rete per la seconda volta di questo episodio. Mamma mia, 14 in campionato. Game over. 3, no, non è vero, 4 di fila per il Livorno. 4 vittorie di fila per noi, ragazzi. Siamo ormai una macchina da combattimento che non si ferma più. E va bene così, altra vittoria al Cardiopalma anche oggi. La Roma ha vinto, il Genoa ha pareggiato con la Juve, che sarà il nostro prossimo avversario. Direi che in queste condizioni ce la possiamo giocare. Stiamo sempre con i piedi per terra, ragazzi, però comunque siamo ottavi in classifica. Andiamo a dare un'occhiata alla classifica. In testa c'è la Juve, segue la Roma a un punto.
Poi c'è il Napoli, il Milan, la Fiorentina, il Torino, il Parma e a 36 punti c'è il Livorno. Chi l'avrebbe mai detto, ragazzi? Da inizio stagione, parla anche la classifica, la crescita che abbiamo avuto è assolutamente notevole e chiaramente rispecchia l'impegno che ci abbiamo messo fino a questo momento. Giochiamo a Torino, giochiamo allo Juventus Stadium, con lo stadio tutto esaurito, contro forse la squadra più forte di questo campionato. Ce la siamo già giocata all'andata, ragazzi. Abbiamo chiaramente rispetto per tutti, ma non abbiamo paura di nessuno. Quindi Benzia, attenzione che c'è clamorosamente solo Bernardeschi, che si è sbloccato qualche settimana fa. E ora riparte Bernardeschi, Balu lì al centro, Bernardeschi, Lloris! Palla scambiata tra i due, poi Marchisio dal fondo, a rimorchio per Pogba, anzi Asamoah. Tevez si accentra, poi Asamoah pronto a metterla, Marchisio e a Bogo non so come, non so come, ma c'è, non si sa come, però c'è, con potenziale supera anche il giocatore della Juve, Pogba, cerca il corridoio e trova Tevez che fa 1-0, grande palla di Pogba, grande tuffo di Tevez, il grande gol della Juve che va in vantaggio al 40esimo, Tevez. Poi Marchisio al limite, pensa per un attimo alla conclusione, bello scambio con il pallone che si impenna e Marchisio non trova la porta. Riceve addosso il pallone, poi riesce a disimpegnarsi di un avversario. Ancora Siligardi, salta anche il secondo avversario, arriva sul fondo, c'è cioè Benzia al centro, il pallone è proprio verso Yassin che riesce a girare, ma non a trovare il gol. Marchisio al limite. Riesce a metterla dentro! Tevez segna il gol del 2-0, firma la doppietta e mette in cassaforte la partita. Di questo match, da parte del Livorno, con Turaco che si accentra, riesce anche ad entrare in aria, Turaco che la mette a rimorchio, Benzia la fa scorrere per il sinistro! E il grandissimo gol di Djokovic! Non ci smentiamo mai, continuiamo a segnare bellissimi gol. Questo forse serve un po' meno rispetto agli altri, ma comunque resta un bel gol quello di Djokovic, forse anche per lui il primo centro in Serie A quest'anno. Ma finisce qui, non c'è tempo per un'eventuale ripartenza del Livorno, ha vinto la Juve, usciamo comunque a testa alta per aver lottato fino alla fine e per aver segnato anche oggi un grandissimo gol. Quindi ragazzi, direi che si chiude così anche questo episodio. Io spero che come al solito vi sia piaciuto. Come al solito vi invito a lasciare un like se questo video vi è piaciuto. Lasciatemi anche un commento qui sotto. Iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo con i prossimi video. Bella!